La scuola di risonanza magnetica all'Aquila per la prima volta. Siamo onorati di avere i nostri ospiti che vengono sia come docenti da tutto il mondo che come allievi da tutta Europa. È una grande occasione per la nostra università e per la nostra città. Sicuramente sorge la domanda perché questa scuola all'Aquila e credo che sia giusto dare la parola al professore Andrew Webb, che è stato il fondatore di questa scuola 7 anni fa e che in qualche modo è l'artefice di questa iniziativa. Professor Webb, why the school in L'Aquila? I think two basic reasons. The first is of course your presence here in La presenza della scuola all'Aquila è determinata da una forte presenza della fisica e dell'ingegneria nella nostra università e una lunga tradizione di risonanza magnetica presso la nostra sede che ha giustificato di avere la scuola all'Aquila. L'altra ragione per cui ci troviamo qui per questa scuola è sicuramente per formare. La formazione è l'attività più importante che stiamo facendo in questi giorni e la formazione è rivolta a 20 studenti che vengono da tutta Europa, anche dagli Stati Uniti. L'obiettivo della formazione è quello di formare dei ricercatori, dei tecnici, ma cosa andranno a fare questi ricercatori, questi tecnici nel futuro? Lo possiamo chiedere di nuovo al professore Webb. What they are going to do after they have finished this course? What are the benefits? Quello che stanno imparando in questi 3 giorni di corso intensivo gli studenti sono degli studenti che andranno a fare o della ricerca o andranno a lavorare nell'industria, ma comunque i benefici saranno verso l'ambito della salute, perché la risonanza trova applicazione sia in ambito della diagnostica ma anche nell'ambito della terapia. Quindi formare dei tecnici che siano altamente specializzati e che abbiano queste capacità di interagire o in ambito accademico o in ambito industriale è uno degli obiettivi formativi della scuola. E forse a questo mi sento di aggiungere che le potenziali ricadute anche nel mondo del lavoro sono elevate, perché questi giovani che si formano in modo così specializzato, spesso partendo da dei brevetti relativi a delle invenzioni, qui potremmo citare anche quelli del professore Webb, permettono poi di sviluppare nuova tecnologia. La nuova tecnologia significa nuovi prodotti, nuovi mercati, nuova occupazione e alla fine questo è il nostro obiettivo come Università dell'Aquila. Il laboratorio MISPIN, per cui lavoro, si occupa di applicazioni e sviluppo di tecnologie legate alla risonanza magnetica nucleare. Quello che facciamo è un'attività che è molto vicina anche all'attività industriale, come testimoniato dai numerosi brevetti prodotti negli anni dal gruppo, e abbiamo anche a disposizione uno scanner ad alto campo che è particolarmente versatile e con cui abbiamo avuto già esperienza di collaborazioni con le industrie in ambito farmacologico, collaborazioni in ambito di ricerca di base in biologia e in scienza degli alimenti. In più ci occupiamo anche di sviluppo strumentale, che significa sia sviluppo di nuovi sistemi a basso campo che sviluppo di sensori, bobine per ricevere il segnale di risonanza magnetica per gli scanner di ultima generazione ad ultraalto campo che si trovano al momento principalmente nei laboratori di ricerca sparsi per il mondo e che sono un po' quello che si immagina sarà il futuro per la risonanza magnetica in ambito clinico e preclinico.